L'articolo 1, che verrebbe di fatto abolito, perché, dice Cassese, i 5 Stelle pensano che il vincolo di mandato non debba essere con gli elettori, ma con i designatori. L'articolo 1 che cosa dice? Lo sappiamo, che la sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme, nei limiti della Costituzione. Quindi non è una cosa banale che i 5 Stelle vogliano sostituire la democrazia rappresentativa con una democrazia guidata da un'azienda privata e da un suo software che nessuno conosce, non trasparente. Mi sembra un elemento sul quale forse anche la classe dirigente dovrebbe riflettere. Faccio notare che la Casaleggio Associati ha fatto una cosa che Pubblica Italia neanche si sarebbe mai immaginata, cioè ha fatto firmare una clausola vessatoria a un suo eletto, sindaco della capitale d'Italia, con una multa da 500.000 euro, in violazione aperta dell'articolo 67 della Costituzione, nel caso in cui il sindaco della capitale d'Italia si fosse permessa di tradire la linea di un blog e di un'azienda privata. A me questo sembra che sia un po' andare oltre le misure. Questo è andato un po' oltre, no? Assolutamente sì. D'altra parte nessun tribunale della Repubblica avrebbe mai riconosciuto nessuna validità a quel contratto, perché è un contratto... Quindi si poteva anche firmare, è un contratto dice. Demenziale, come firmare che mi butterò dalla finestra domani se succederà X cosa, insomma. Comunque però... Sicuramente ha ragione Cerasa, denuncia un tipo di mentalità per cui appunto tutti i deputati sono assolutamente al servizio di Grillo, devono essere inquadrati, cosa che però, mi permetto di ricordare, non è proprio una cosa che è stata soltanto, diciamo così, è tipica solo dei grillini, perché diciamo così, il fatto che i deputati siano, come si diceva un tempo, ad nutum principis, cioè che il principe decide con un cenno della testa se possono essere, continuare a essere deputati oppure no, però, è una cosa che tu sai, certo. È, diciamo così, molto diffusa, professore, in particolare presso un signore che cacciò via quello che era il vice del presidente. Sono cose molto diverse, sono cose molto diverse. Si riferisce a Fini, Berlusconi cosa fa indicarci. Sì, un conto è estremizzare anche la dialettica e cacciare qualcuno dal partito. Beh, un conto è stabilire per Costituzione che chi viene eletto risponde a un partito e non agli elettori. Questa è una cosa molto, molto, molto diversa, se mi permette. Ma sì, ma è una cosa che però, diciamo così, non ha non nessun valore, non ha nessun valore, se non politico, nel senso che Grillo non presenterebbe mai più, se la Raggi disobbedisse, non la presenterebbe più sindaco di Roma. Esattamente come Berlusconi, se Tizio disobbedisce, non lo ripresenta. Il fatto che gli fa presentare il contratto, €500.000 è una pura... Ma quel contratto non esiste. Ma chi lo dice? L'ha firmato, è valido, è un contratto valido. Quando mai? I contratti illegali non sono validi. È contro legge quel contratto, lo si impara al primo anno di giurisprudenza. Forse hai fatto un'altra facoltà. No, ho studiato anche queste materie, però le segnalo che questo contratto è stato portato in un tribunale e questo tribunale si è rifiutato di prendere in considerazione quel tipo di contratto, quindi non c'è nulla che dica che non sia valido. Ma appunto, si è rifiutato di prendere in considerazione. Quindi lei perché... dice che chi ha firmato il contratto è una persona che sta, diciamo, poco bene di testa. Ma non l'ha perché... fatto per essere presentata come candidata, perché esattamente come bisognava accettare il kit di Pubblitalia per diventare un candidato di Berlusconi, cioè mettersi lì con la bandierina, il fazzoletto. Sono almeno tre ragioni per cui il Movimento 5 Stelle può essere considerato un partito o un movimento che è contro lo spirito democratico, perché minaccia la democrazia rappresentativa, in quanto è contro l'articolo 67 della Costituzione, che prevede che ogni elettore debba essere eletto senza vincolo di mandato. Prima questione. Seconda questione, minaccia anche, è una minaccia anche a un certo modo di intendere lo Stato di diritto. Su questa rete Luigi Di Maio ha detto una volta, ma l'ha ripetuto anche in altri contesti, che bisogna abolire la prescrizione, e noi abbiamo un articolo che è il 111 che prevede che la legge deve garantire la ragionevole durata del processo. Terzo punto, è una minaccia anche per la Costituzione in senso più ampio, perché? Perché è un partito che ha dimostrato più volte di considerare gli articoli di un blog, l'articolo del blog di Beppe Grillo, più importanti degli articoli della Costituzione. Un esempio è l'articolo 27 della Costituzione, che prevede che ciascun imputato debba essere considerato innocente fino alla sentenza definitiva, invece Grillo considera innocenti fino alla sentenza definitiva solo gli iscritti a 5 Stelle. Per me questi elementi sono sufficienti per dire che 5 Stelle sono eversivi.